Jorge Mario Bergoglio, ossia Papa Francesco, è nato in una famiglia di origine piemontese di Portocomaro Stazione, frazione di Asti. Ha studiato come tecnico chimico, poi in seminario. Quindi nel 1958 è entrato a far parte come novizio della Compagnia di Gesù. Trascorrendo un periodo in Cile, è tornato a Buenos Aires per laurearsi in filosofia. Nel 1964 ha insegnato per 3 anni letteratura e psicologia nei collegi di Santa Fe e Buenos Aires, ricevendo poi l'ordinazione sacerdotale il 13 dicembre 1969. È stato lettore della Facoltà di Teologia e Filosofia a San Miguel e nel 1986 è stato in Germania per il completamento del dottorato, prima del ritorno in patria nella città di Cordoba, dove è diventato direttore spirituale e confessore della locale chiesa della Compagnia di Gesù. Il 20 maggio 1992 è nominato vescovo ausiliare di Buenos Aires e titolo di Auca. Il 3 giugno 1997 è nominato arcivescovo coadiutore di Buenos Aires. Succede alla medesima sede il 28 febbraio 1998, a seguito della morte del cardinale Antonio Guarracino. Diventa così primate d'Argentina. Dal 6 novembre dello stesso anno è anche ordinario per i fedeli del rito orientale in Argentina. Dopo la nomina cardinalizia fa parte di Papa Giovanni Paolo II il 21 febbraio 2001 con il titolo di San Roberto Bellarmino. È stato eletto a capo della Conferenza Episcopale Argentina. Dal 2005 al 2011 Bergoglio è stato da sempre considerato uno dei candidati più in vista per l'elezione a pontefice nel conclave del 2005, pur se tradizionalmente il presule aveva sempre rifiutato incarichi di un certo peso nella Curia Romana. Bergoglio aveva, secondo gli osservatori della sua parte, lo schieramento compatto dei vescovi latinoamericani. E lo stesso Ratzinger, poi divenuto papa come Benedetto XVI, sarebbe stato fra i cardinali che avrebbero appoggiato la sua elezione. Secondo alcuni, contrarietà sarebbe stata espressa da allora segretario di Stato Angelo Sodano. La ricostruzione più puntuale del conclave, raccolta dal vaticanista Lucio Brunelli, e che consiste nel diario di un cardinale elettore, indica in Bergoglio il cardinale più votato in conclave dopo Ratzinger. Ed oggi, 13 marzo 2013, alle ore 20:13, è stato eletto Papa assumendo il nome di Francesco.